Buonasera a tutti, grazie ancora Valerio dell'opportunità di questo bellissimo progetto che ci vede alla terza lezione. Per me è un onore, un piacere e sono felice di esservi utile qualora lo fossi. E questa sera è una lezione che prosegue tutti i ragionamenti fatti fino a questo punto, solo per riassumere il percorso fatto fino adesso. Abbiamo fatto il primo webinar con Grazia Domino, dove abbiamo introdotto il concetto dell'inferno e il paradiso del trading, andando ad analizzare insieme quali erano le attività di misurazione di un trend. Siamo entrati nel money management, nell'aspetto dell'hedging, dove poi nella seconda lezione lo abbiamo approfondito in maniera abbastanza esaustiva, e questa sera ovviamente è doveroso scendere nel dettaglio, andando a chiarire quelli che sono degli aspetti tecnici che riguardano i due indicatori di trading che andiamo a utilizzare per la nostra attività di misurazione. Come ho detto, i due indicatori che nell'attività di trading che faccio e che con il mio staff abbiamo realizzato sono il Commodity Examiner Index e il Directional Movement Index. Sono due indicatori, uno progettato da Lambert e l'altro da Wilder, che hanno l'obiettivo di restituire la misurazione dell'oscillazione, la tendenza della variabile e la forza del trend. Come abbiamo detto nelle precedenti lezioni, nei precedenti webinar, l'obiettivo di un trader, la mentalità che Trading University, diciamo così, cerca di diffondere, è quella che, secondo il nostro punto di vista, il lavoro di un trader è quello di speculare una tendenza attiva, qualora un mercato dovesse restituire determinati segnali, e coprire i rischi di drawdown e rischi di falsi segnali qualora andassimo ad analizzare e a verificare che in un particolare momento della storia dell'evoluzione del prezzo di un determinato mercato c'è divergenza frattale e divergenza di misurazione. Divergenze che abbiamo visto nel precedente webinar e che poi affronteremo in maniera abbastanza esaustiva nell'live. Iniziamo. Ovviamente il disclaimer è doveroso nell'attività di formazione quale stiamo facendo. È inutile ricordarvi che l'obiettivo di questi webinar è puramente didattico e ovviamente nella Trading University né Domino ha praticamente responsabilità sulle decisioni che poi individualmente andrete a prendere sui vostri conti di trading. È doveroso, non è scritto nel disclaimer, ma chi ha partecipato alle precedenti lezioni e chi mi conosce personalmente sa benissimo che io considero il conto trading sia un conto da 1 milione o da 1 miliardo, sia un conto da 500 euro alla pari di un'azienda. E il trader, secondo il mio punto di vista, deve essere quell'imprenditore che gestisce con diligenza e con responsabilità il proprio patrimonio e quindi la propria azienda. Entriamo subito nel vivo della spiegazione degli indicatori. Mi fermerò poi, come di abitudine, dopo aver valutato con voi, analizzato con voi questo percorso didattico nella prima fase, per rispondere alle vostre domande, alle vostre curiosità. Il CCI, come sapete o come forse no, fu sviluppato da Lambert e è un indicatore che mette in relazione il prezzo di una materia prima con la media dei prezzi rapportata ad un arco temporale. Quindi, fondamentalmente parlando, questo indicatore è stato proposto da Lambert e ancora viene proposto con un parametro a 20 giorni, che è un ciclo mensile operativo, il time giornaliero, e quindi quantifica il rapporto che intercorre tra il prezzo del bene e la sua media mobile. Il CCI assume un valore relativamente alto quando i prezzi sono di gran lunga superiori alla media, e al contrario, ovviamente, quando i prezzi sono inferiori rispetto alla media. Lambert, nella formula, nell'algoritmo di creazione del CCI, ha impostato una deviazione e una variabile di deviazione media in maniera tale che l'oscillatore oscillasse tra un livello di più 100 e meno 100 e restituisse dei valori di zona di comprato
tra lo 0, il 100 e superiore al 100 è una zona di venduto tra lo 0 e il meno 100 e ovviamente inferiore al meno 100. Ci sono dei colleghi, dei trader, dei formatori che utilizzano il CCI anche per andare a analizzare quelle che possono essere le divergenze che si verificano tra un andamento del prezzo sul grafico e l'andamento dell'oscillatore sulle out, quindi del monitor. Quindi se l'oscillatore CCI ha un'attività ascendente tra meno 50 o addirittura da un meno 200, punta verso lo zero e il prezzo continua a scendere, quella è una divergenza potenzialmente rialzista, in quanto l'asse dei prezzi è in divergenza con l'asse dell'oscillatore. Caso contrario, se l'oscillatore punta ad andare al rialzo e i prezzi continuano a scendere, probabilmente è una divergenza contraria che ci, tra virgolette, mette nelle condizioni di avere un indicatore, tra virgolette, predittivo, che confermato con altre analisi tecnica ci può restituire un valore più o meno di entrata o di uscita. Io personalmente, come avete già avuto modo di comprendere, non uso il CCI per scovare le divergenze, in quanto le divergenze noi le intendiamo in divergenza frattale, come abbiamo detto nei precedenti webinar, in una funzione di money management. L'uso che io faccio del CCI è quello di andare a misurare una tendenza positiva quando il CCI è sopra la soglia di tolleranza positiva e una tendenza negativa quando il CCI è sotto la tolleranza negativa. Queste informazioni ovviamente devono essere confrontate, devono essere contestualizzate anche con un altro tipo di indicatore che è il DMI, che analizzeremo un po' più avanti. Nella versione ufficiale, come ho detto, la zona di ipercomprato viene identificata quando il CCI è maggiore del 100, e mentre la zona di ipervenduto viene considerata quando il CCI è inferiore del meno 100. Ora, l'errore comune, come ho evidenziato, che si commette anche con l'utilizzo dell'RSI, è quando si cerca di vendere nel momento in cui, come è rappresentato in figura, l'oscillatore praticamente scavalla, quindi ha un movimento dall'alto verso il basso del più 100, e si cerca di comprare quando scavalla al contrario, quindi ha un movimento dal basso verso l'alto e scavalla la zona del meno 100. Questa operazione, secondo il punto di vista mio e secondo le statistiche che noi abbiamo realizzato, conduce a fare un'attività di trading di controtrend, in quanto si punta a comprare su una oscillazione palesemente negativa, in quanto l'oscillatore restituisce un valore negativo, e si punta a vendere quando l'oscillatore restituisce una misurazione positiva. Di conseguenza si sta scommettendo contro il trend. Di certo è bello vedere un'operazione di acquisto su un ipercomprato andare a profitto, e così come è bello vedere un'operazione di vendita su un ipercomprato, su un ipervenduto andare in profitto. Ripeto, il nostro obiettivo non è quello di essere felici quando un'operazione viene chiusa, ma il nostro obiettivo è quello di replicare una serie di profitti seguendo la misurazione del trend e gestendo i rischi in maniera strategica, come abbiamo visto nel corso del hedging, sapendo gestire bene attraverso le regole del money management la giusta size di entrata. Quindi vendere su una situazione di carico e quindi di scarico e comprare su una situazione di carico è fatta da tanti trader, è posta in essere da tantissimi traders. Io personalmente mi sento di sconsigliarla perché è un'attività che fondamentalmente è un'attività di scommessa nei confronti del mercato, perché si va, ripeto, a comprare quando la misurazione è positiva e si va a vendere quando la misurazione è negativa. Come abbiamo visto e come ho detto, tantissimi colleghi e anche diversi trader utilizzano questo tipo di indicatore CCI per scovare le divergenze. Quindi, che cos'è una divergenza? Chiariamolo, una divergenza si verifica quando due informazioni restituiscono due informazioni opposte. C'è una divergenza grafica, quando il CCI scende, il prezzo sale, e quando il prezzo scende e il CCI sale. Sono due informazioni
opposte. C'è una divergenza tecnica quando il CCI sale o scende dalla sua tolleranza e quindi indica una misurazione di tendenza, ma non c'è forza. Quindi se non c'è forza non ci sarà tendenza che genera falsi segnali. Questa è una divergenza tecnica. E poi esiste una divergenza temporale, e questo è un po' il mio brand delle tecniche di money management, quando in un time il CCI indica una misurazione, mentre in un altro time indica una misurazione opposta. E questo è molto importante perché un trend si può definire attivo, quindi un trader ha facoltà, tra virgolette, di specularlo, considerando sempre che il trend è il nostro amico e che noi, la nostra strategia è quello di seguirlo, quindi non scommettere contro il mercato perché siamo troppo piccoli per farlo e troppo sottocapitalizzati per reggere livelli di drawdown, è fondamentale avere la convergenza per avere quella informazione in più, diciamo così, quell'appoggio in più che ci permette, di entrare sul mercato con una cognizione di causa logica. Questa è la rappresentazione, grafica di come io utilizzo il CCI e come poi lo proporremo nella versione live dove organizzeremo una giornata, interamente dedicata al trading, mettendo in pratica tutte le tecniche che abbiamo visto nei tre percorsi formativi, compreso quello di questa sera. Io intendo long, quindi eseguo un progetto di piramidazione quando il CCI è maggiore della sua tolleranza positiva. E sin quando il CCI rimane maggiore di quella tolleranza positiva, per me il mercato avrà oscillazioni positive, che poi andrò a contestualizzare per decidere se continuare a piramidare quel trend, andando a vedere se le divergenze, se ci sono divergenze frattali in time più brevi o in time più lunghi. Considero una tendenza, quindi una misurazione negativa, quando il CCI è inferiore della sua tolleranza negativa. E come si vede dall'immagine grafica, sin tanto che il CCI mi offre una misurazione negativa, il che significa che c'è il meno davanti il numero che restituisce il valore dell'oscillazione, non scommetto contro il mercato, ma sapendo che da una zona di rientro, quindi da una fase di, come rappresentato in figura, di ribasso e poi di ricarico sul livello di meno 100, molto probabilmente, se ho questa configurazione grafica nel time giornaliero, molto probabilmente nel time a 30 minuti mi si è già configurata quella che io definisco divergenza temporale che mi impedirà di continuare ad accumulare, se sto seguendo una piramidazione, un progetto di piramidazione short su quell'indice materia prima o valuta, mi inviterà a fermare i miei progetti di accumulazione perché c'è divergenza. Quindi, faccio un esempio di quella che io considero divergenza temporale per chiarirla, considerato ad esempio la tolleranza più 30 come tolleranza positiva, se ho il CCI in M30 con un livello di più 113 e un CCI in D1 con un livello di meno 17, come si può facilmente riscontrare, ho una misurazione positiva in un time, una misurazione negativa in un altro time, sono in piena divergenza frattale. Questa informazione, se sono fuori dal mercato, mi inviterà a temporeggiare per avviare un progetto di piramidazione. Se sono dentro il mercato, mi inviterà ad aggiare la posizione perché non ho una convergenza delle misurazioni. Se ho una convergenza, caso opposto, quindi una misurazione positiva nel time a 30 minuti e una misurazione positiva nel time giornaliero, ma è sotto la tolleranza perché come sicuramente avrete notato, ho inserito come valore di tolleranza positiva 30, il valore di tolleranza positiva nel D1 è 17, c'è convergenza temporale, ma è sotto la tolleranza, quindi mi dice il mercato sta preparando a potenzialmente rompere una resistenza e quindi avviare o rompere un massimo e quindi avviare un progetto di rialzo, però porta pazienza, mi sta dicendo il sistema, porta pazienza perché non sei ancora sopra le tolleranze. Quando c'è convergenza positiva e sopra la tolleranza? Quando in entrambi i time o in vari time io ho il valore del CCI sopra la sua tolleranza, quindi come riportato nell'esempio, più 113 nel time a 30 minuti, più
più 45 nel time giornaliero, c'è convergenza temporale e c'è convergenza di tolleranza, a quel punto si può iniziare quello che io definisco progetto di piramidazione. Caso contrario, ovviamente, se andiamo ad analizzare lo short, quindi ovviamente ho semplicemente capovolto i segni, e quindi praticamente seguo lo stesso ragionamento. Se c'è divergenza temporale, lo vedo perché un indicatore è positivo e un indicatore è negativo. Se c'è convergenza temporale, ma è sotto tolleranza, lo vedo perché sono tutti e due dello stesso segno, ma uno dei due è sotto la tolleranza che ho stabilito, e se sono in convergenza e sono, in questo caso per lo short, sotto la tolleranza, posso avviare quello che definisco progetto di piramidazione short. Valerio, mi vorrei soltanto fermare un attimo per avere un feedback e cercare di rispondere alle prime domande se ci sono. Certo, al momento non ci sono domande. C'è chi chiede se il webinar è registrato, ricordo a tutti che è registrato e dato che questo, aggiungo solamente, dato che questo è il terzo corso che facciamo insieme a te in questo mini ciclo che stiamo andando a completare, e domani invierò oltre al link del webinar, della registrazione di questa sera, anche quelli precedenti, in modo che riuscite ad avere a farvi un'idea complessiva di quello che è il contenuto che hai voluto condividere. Allora, arrivano le prime domande. Si può vedere, chiede Eleuterio, un esempio della tolleranza? In che senso vedere un esempio? Ok, aspettiamo che arrivi il chiarimento. E poi ancora per quanto riguarda la tolleranza. E come si stabilisce la tolleranza? Chiede Severino. C'è scritto sotto tolleranza ad entrambe. E torna indietro di una slide. Esatto, magari chiarisci, Vincenzo, un attimo cosa intendi per tolleranza. Certo, allora analizziamo prima un quadro rialzista. Allora, come vedete c'è la linea dello zero e come vedete c'è una tolleranza più, e questa tolleranza più è la famosa tolleranza a 30, più 30. Ovviamente il più 100 è sopra la tolleranza. Quando il CCI scavalla dal basso verso l'alto questa tolleranza, allora io considero la misurazione positiva. La considero positiva e la considero in convergenza frattale quando sui vari time io ho la stessa configurazione. Posso dire che c'è convergenza. Quindi, che significa? Se io ho più 113 nel time in M30 e più 45, la mia tolleranza è più 30, quindi P più 30, io sono in convergenza, e nel caso long, quindi nel caso buy, deve essere sopra la tolleranza. Nel caso short, invece, deve essere sotto la tolleranza. Per quale motivo? Perché ovviamente è il contrario: io ho 30 e mi deve stare a meno 30 per avere la convergenza, deve essere meno 45. Quindi il CCI deve essere inferiore della tolleranza. Per quale motivo io utilizzo la tolleranza? Perché Lambert, nella sua formula, ha stabilito come livello di tolleranza più 100 e meno 100. Allora, rispondendo alla domanda di Severino, qual è la tolleranza? Io ho inserito la tolleranza 30 semplicemente perché nella simulazione di Monte Carlo che abbiamo fatto in sala statistica ci siamo resi conto che 30 come tolleranza statica è una tolleranza che di molto si avvicina a un indice di fattibilità che supera l'85%, che significa che all'85% dei casi quell'indice di tolleranza restituisce un rapporto di rischio rispetto al rendimento sicuramente favorevole rispetto a un indice che io ho inserito, che può essere un valore di 4 volte, 5 volte quello che posso rischiare in una fase di hedge. Per quanto riguarda invece il chiarimento se e come modellarla la tolleranza, come ho detto nel corso dell'hedging, nulla nel mercato è statico e tutto nel mercato è dinamico perché il prezzo si trasforma in continuazione. E
una buona tecnica che può adattare la tolleranza al vero movimento del prezzo è indicizzare quello che stiamo facendo con il nostro team, indicizzare il valore delle tolleranze al valore dell'ATR. Quindi, se io utilizzo un commodity channel index a 20 periodi su scala giornaliera, mettendo ovviamente mettendolo a confronto con gli altri time, lo andrò a contestualizzare con un ATR a 20 periodi giornaliero e negli altri time per vedere l'escursione della volatilità. Per quale motivo? Perché se non c'è volatilità, molto probabilmente la tolleranza a 30 periodi potrebbe essere scomoda. E se c'è volatilità o se c'è troppa volatilità, una tolleranza a 30, a 25 periodi, faccio un esempio, potrebbe essermi scomoda. Quindi che cosa deve essere indicizzato? L'oscillazione a quella che è la volatilità. E questo voi potete riscontrarlo con un banale strategy tester sulla MetaTrader. Voi tutti avete sulla MetaTrader di default l'expert advisor e un crossover sulle medie mobili. A volte la media mobile a 20 e la media mobile a 50 funzionano, a volte no. Per quale motivo? Perché nulla è statico. In alcuni periodi può funzionare quella combinazione, in altri periodi non funziona. Per quale motivo? Perché c'è una differenza di volatilità. Quindi, e questa è l'ottimizzazione che la Trading University e il nostro team è riuscito a capire, a intercettare, poi a rielaborare un sistema di trading che restituisce delle informazioni. L'indice della volatilità è fondamentale nel capire qual è la giusta tolleranza da seguire per misurare una tendenza. Valerio, vorrei avere un feedback soltanto se è chiaro la risposta. Vediamo appena arriva. C'erano di diverse richieste di chiarimento sulla tolleranza e Leuterio dice ok. Sembra tutto chiaro. Se c'è bisogno di ulteriori spiegazioni, non vi fate scrupoli, chiedete pure. Insomma, abbiamo la possibilità di Anche perché avervi. questa è la prima parte, Valerio, quindi adesso spiegherò il DMI come si contestualizza e come integra le informazioni del CCI per poi arrivare a quello che è tra virgolette, l'algoritmo che io utilizzo. Come sai, non ho segreti istituzionali e non sono io il guru del trading che deve tenere nascosto le formule. Ringrazio Lambert e ringrazio Wilder che ci hanno fornito questi strumenti validi. Il nostro mestiere è semplicemente quello, semplicemente tra virgolette, di fare ricerca, mettere insieme delle intelligenze come abbiamo fatto unendo un team, e poi lo scopo che abbiamo è quello di condividerlo con chi ha l'obiettivo di fare del trading o la propria attività professionale o anche la propria passione e dedicarci del tempo. Andiamo avanti con il E DMI. Il un DMI secondo solo, Vincenzo, ti chiedo scusa, stavo leggendo, insomma, è arrivata una seconda domanda da Antonino che chiedeva riguardo al time frame. Prima diceva questa misurazione può essere fatta su un time frame tra H1 e D1, e specificando insomma, quali sono i migliori time frame da confrontare per rilevare la coerenza del CCI. Allora, Antonino, i migliori time frame sono tutti. Cioè, cerchiamo di essere chiari. Se facciamo trading di lungo, quindi siamo trader di posizionamento, come lo sono io, che speculo sui trend primari, non posso permettermi il lusso di così cancellare dalla mia analisi i time di breve. Per quale motivo? Perché il time di breve genera divergenza e di conseguenza mi genera drawdown. Quindi la risposta più semplice e più onesta che posso darti è quella che non esiste un parametro di confronto tra due time. Se lo fai è semplicemente per riassumere o per una comodità di avere sul monitor due grafici al posto di sei praticamente. Ma quello che io faccio è avere l'informazione di tutti i time. Poi abbiamo visto che le oscillazioni M1 ed M5
sono oscillazioni che cambiano con una frequenza talmente tanto grande da essere considerata misurazione grossolana. Di conseguenza le abbiamo scartate, ma perché abbiamo visto che sulla simulazione ci danno troppi falsi segnali e ci costringono a troppi edging, e quindi di conseguenza sono più costose rispetto a un piano di trading che prevede un abbattimento dei costi. Quindi io personalmente, partendo dall'M15 fino ad arrivare al grafico settimanale, ho tutte le configurazioni time. Perché qual è la strategia che ovviamente vedrete nel live? Se e quando accendo i monitor la mattina, la prima cosa che faccio è quella di avere, attraverso un pannello che abbiamo creato con il team, il quadro generale del mercato. Quindi io ho 28 i 28 cross valutari più i vari indici e le materie prime. In base a delle colorazioni che ovviamente rappresentano la forza positiva o la forza negativa, misurazione positiva o misurazione negativa, io ho già un primo quadro, senza guardare tutti i grafici, ho già un quadro di quello che oggi il mercato mi dà come opportunità. Perché su quei 28 strumenti del Forex e sui vari indici e sulle varie materie prime, io ce li ho tutti belli incolonnati. E con un secondo visivo riesco a vedere quali mercati sono sia in forza e sia in tendenza. Ovviamente, se su 28 mercati ne ho soltanto due che mi sono in forza e in tendenza, io non posso dire sono affezionato di euro-dollaro, oggi faccio trading sull'euro-dollaro. Se sull'euro-dollaro in quella giornata non c'è né forza né misurazione e c'è addirittura divergenza, l'euro-dollaro io lo scopro completamente. Abbandono fino a quando non vedo che sull'euro-dollaro c'è il segnale che sono tutti di una correlazione e a quel momento io ho la possibilità di iniziare un progetto di piramidazione. Quindi non esiste un time piuttosto che un altro, esiste il mercato. Di certo posso dirti con una prova statistica che time troppo brevi come l'M1 e l'M5 generano una serie di falsi segnali che noi le abbiamo considerate informazioni grossolane e nella nostra analisi le abbiamo scartate, ma comunque visivamente ce l'abbiamo. Valerio, dammi un check quando Direi per te. che sei stato abbastanza esaustivo, poi puoi procedere col DMI, credo. Sì, anche Antonino conferma. Perfetto. Allora, come abbiamo visto, il CCI ci offre, quindi ci restituisce per meglio dire, l'informazione sulla misurazione dell'oscillazione e ci permette di scovare quelle che sono le divergenze di misurazione nei vari time frattali. Il CCI, però, essendo un oscillatore, non tiene conto della forza del mercato. E ecco che integrato al CCI deve essere integrato questo indicatore straordinario che il caro Wilder Junior ci ha lasciato come eredità. Questo indicatore ha lo scopo di misurare le forze ribassiste e rialziste e ci permette anche di avere un'informazione sulla direzione. Come è costruito questo indicatore? Ha una variabile positiva, il QDA, e ha l'obiettivo di misurare movimenti positivi, quindi rialzisti, ha una variabile negativa, il meno DMI, che misura i movimenti negativi e quindi i bassisti, e poi ha la DX che misura la forza, quindi ci dice se c'è un trend o siamo in presenza di una fase dove c'è più o meno una competizione tra la forza, la tolleranza tra il QDI e il meno DI, ma non c'è forza. E quindi quando non c'è forza, noi potremmo assistere a che cosa? A una serie ripetuta di cambio di variabili che ci porta semplicemente a tanta confusione e per chi fa trading follower a incassare una serie di stop loss o una serie di edge. E ecco il motivo per il quale, sin dall'inizio del nostro programma formativo, abbiamo specificato che l'obiettivo di un trader è quello di speculare una tendenza attiva quando c'è forza. Di definizione abbiamo detto che una tendenza è attiva solo se in presenza di forza di trend. Le variabili
positiva e la variabile negativa del DMI confrontata con l'oscillazione di misurazione del CCI ci permette di avere una pulizia, una perfezione di quella che è l'informazione di direzione. E che cosa ci dice il DMI? Se la variabile positiva è maggiore della variabile negativa e la DX è maggiore della sua tolleranza, noi ci troviamo di fronte a un trend attivo e un trend attivo rialzista. Se la variabile positiva è inferiore della variabile negativa e la DX è maggiore della sua tolleranza, noi ci ritroveremo di fronte a un mercato attivo e di fronte a un mercato attivo ribassista. Analizziamo graficamente il DMI. Come avete l'opportunità di vedere, il DMI è ovviamente l'indicatore al di sotto del grafico e come vedete ci sono tre linee. La linea blu che mi rappresenta la variabile positiva, quindi più DI, c'è la linea rossa che ci rappresenta la variabile negativa, meno DI. E poi c'è la variabile nera che ci rappresenta la forza. Ora, questo indicatore è fondamentale per analizzare la forza. E la forza io la analizzo quando, prima cosa, deve essere un movimento ascendente. Quindi c'è forza se la DX è maggiore della sua tolleranza. E Wilder dice che la tolleranza della DX è almeno tra 18 e 20. Quindi prende in considerazione ci mette in guardia e ci dice: ascoltate, trader, è importantissimo. Valerio, mi si era un attimo disattivata la connessione, mi dai conferma che c'è? Io penso di averti perso, pensavo che fosse la mia connessione. Ti ho perso per una decina di secondi. E quando eri nella tolleranza definita, esatto, audio arriva qua, allora penso che fosse la tua connessione. Ritorna indietro di un minuto e ci siamo. Allora, intanto vi chiedo scusa, non mi è mai successo, mi è saltata la Succede. connessione, probabilmente ci sono problemi al server. Torniamo indietro. Allora, Wilder ci dà l'opportunità di misurare la forza di un trend e di capire se il trend è tendenzialmente rialzista o tendenzialmente ribassista attraverso l'indicatore DMI. L'indicatore DMI, come rappresentato in figura, ci restituisce tre informazioni: linea blu, la variabile di forza positiva, linea rossa, la variabile di forza ribassista, e la linea nera è la variabile della forza. Ora, abbiamo visto precedentemente che si può definire un trend attivo e rialzista quando la variabile positiva è maggiore della variabile negativa, quindi per farla in termini pratici, il blu è sopra il rosso e la DX è maggiore della sua tolleranza. La tolleranza che Wilder ci indica come tolleranza statistica è la soglia 20 del CCI. Quindi, quando ci troviamo in presenza che il blu è maggiore del rosso e la linea nera della DX è sopra il 20, noi ci ritroviamo all'interno di un trend attivo rialzista. Wilder ci informa però e ci mette al corrente che nelle sue attività di ricerca è fondamentale il modo della forza, cioè come la forza si rappresenta graficamente. La forza può essere anche positiva, ma un discorso è avere una forza che dal basso viola la tolleranza e cresce. Quindi significa che con la variabile positiva maggiore della variabile negativa il mercato è in trend buy, in forza. Quindi è inutile andare short perché si è stoppati e si è fuori dal mercato. In questa fase di mercato c'è forza di rialzo e mantiene questo tipo di andamento. Nel caso contrario, quando la forza è discendente, significa che il mercato ha esaurito il suo massimo di forza in questo momento.
E quindi anche se ho la variabile positiva maggiore della variabile negativa, il mercato non riuscirà a rompere le resistenze. Perché? Perché la forza è discendente, sta perdendo di momentum il trend buy. Al contrario, ovviamente, se ho un trend short, se la variabile negativa è maggiore di quella positiva e la forza è ascendente e supera la tolleranza, il trend è short, è inutile andare a rialzo. O è inutile fare progetti di comprare sui minimi, si verrà spazzati via perché c'è forza short e il mercato continuerà a rompere i minimi. Ma se la forza da ascendente mi diventa discendente, bisogna iniziare a moderare le attività di accumulazione o bisogna iniziare a monetizzare dei profitti perché molto probabilmente quella forza short sul mercato sta perdendo in momento. Valerio, mi dai conferma che la connessione è attiva? Perfetto, Confermo, io confermo, se arrivano un paio di grazie. check in chat, scrivete se funziona bene tutto, perfetto, puoi proseguire. Perfetto, grazie. Allora, come utilizzo io il DMI nella tecnica della piramidazione? Come abbiamo visto nel webinar e come ho ripetuto all'inizio, nel primo webinar, che abbiamo scelto il titolo L'inferno e il paradiso del trading, e poi ribadito nel webinar dell'hedging, l'obiettivo di un trader è quello di speculare una tendenza quando la tendenza copriendosi nelle fasi di divergenza. E chiarisco che la divergenza io la intendo divergenza temporale. E che cosa vuol dire avere una tendenza attiva? L'abbiamo visto, tendenza attiva vuol dire quando la DX è maggiore della sua tolleranza. Wilder ci indica 20 e io confermo che statisticamente la tolleranza a 20 è la tolleranza che statisticamente restituisce il suo vero valore di forza. Quindi, nel grafico che abbiamo visto prima, che significa avviare un progetto di piramidazione? Entriamo un attimo ribadendo alcuni concetti che abbiamo visto nel webinar precedente. Noi ogni volta che entriamo in un trade, dovremmo farci una domanda che il money manager si fa e che il money management come strategia ci restituisce. Come io devo entrare sul mercato a livello di size? Cioè, il mio carico di leverage e la mia attività di investimento sul singolo ingresso, quanto deve essere? E ancora, di quanto io sono disposto a subire lo stress di drawdown rispetto a un determinato movimento? Queste domande pochissimi trader se le pongono all'inizio del loro piano attivo, perché loro che cosa fanno? Vedono che c'è un'opportunità a rialzo, comprano. Ma la domanda è: perché compri un lotto? Perché compri 0,2 lotti? Perché compri 0,01 lotti? Ogni volta che io faccio queste domande o ai ragazzi della Trading University, o ad alcuni colleghi mi dicono: ma perché io sono abituato così, oramai lavoro con un rischio rendimento 1 a 3, ho uno stop loss di 100 euro, voglio rischiare 100 euro per guadagnarne 300. Ecco, questo è il primo errore. Questo è il primo errore. Non definire una attività di investimento all'inizio del trading, se quindi non definirla a monte, e la definizione di quell'attività di investimento deve essere frutto di un processo specifico di money management. Noi abbiamo scelto come strategia la piramidazione a leva frammentata, che significa che anche se io ho l'informazione che in questo momento, allora datemi per buono che su tutti i time frattali c'è convergenza, quindi io posso entrare a rialzo. Nel time giornaliero, che è il time che io utilizzo per le piramidazioni, perché sono i trend primari, molto probabilmente posso forzare che sono in una determinata onda di Elliott. Voi sapete che Elliott ci consiglia di speculare in trend following sulla prima, la terza, la quinta onda, che di definizione sono quelle che durano di più e che generano le trend. Ci sconsiglia di stare all'interno di progetti di piramidazione all'interno della seconda e della quarta onda perché sono onde di storno. Ammettiamo che il movimento rialzista è la prima onda. Ammettiamo, datemi per buono questo assunto tecnico. Io so che posso entrare a rialzo perché ho tutti i time convergenti al rialzo.
Nel momento in cui l'indice di forza mi supera la tolleranza e quindi mi genera 20 su per giù in questi punti del mercato, io che cosa faccio? Comincio a piramidare il trend. Comincio a piramidare il trend. Domanda: quanto io investo ogni candela? La risposta è in base al mio capitale e in base alla mia tolleranza al rischio. Se io ho un conto da 5.000 euro e voglio costruire un progetto di piramidazione sul dollaro, perché ho visto che il dollaro può restituire un ottimo trend primario, quindi per me è un'opportunità da speculare, non posso comprare un lotto solo perché ho convergenza frattale, perché come ho detto prima, anche se ho convergenza frattale, molto probabilmente il mercato comunque può virare la sua tendenza. Cioè non è una certezza che il mercato prosegua, magari lo fosse. Se fosse così saremmo tutti miliardari. Se il blu è sopra il rosso e la forza c'è, compra, diventi ricco. Non è così perché il mercato cambia, cambiano le volatilità, cambiano una serie di parametri all'interno del trading. Quindi io devo essere disposto a cambiare con il mercato e non posso giocarmi, tra virgolette, lasciatemi passare questo termine, tutto il mio volume di investimento sulla singola posizione. Allora noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, ma se io ho l'informazione della convergenza con i CCA, ho la conferma della forza e la conferma delle variabili con il DMA. Allora che cosa faccio? Basta semplicemente capire quant'è il mio capitale e suddividere le frazioni di investimento in base a una logica di rapporto money management tempo. Che significa? Significa che se io ho 2.000 dollari, scusate queste sirene non erano previste, se io ho 2.000 dollari sul mio conto di trading e so che attraverso la regola del rischio a leva operativa 5 posso investire lo 0,1%, lo 0,1 lotti praticamente, allora che cosa faccio? Voglio accumulare, voglio seguirmi questa tendenza per tutta la giornata. Allora dovrò fare in modo che quello 0,1 lotti lo dovrò dividere per le ore che io intendo stare sul mercato. Poi posso decidere di fare di questo mio trading un intraday, quindi decido di speculare questa tendenza in giornata, chiudere le posizioni, o decidere di fare di questo trading un overnight. Questo lo faccio a monte, sempre calcolandomi quelli che sono i livelli di rischio e quelli che sono le fasi di carico di money management su un possibile, su una possibile fase di inversione, su una possibile fase di inversione del trend. La piramidazione, guardate bene, rispetto a un'attività di investimento singolo, permette non solo di aumentare il leverage pian piano che il mercato sale. Quindi io incremento la mia posizione, incremento la posizione, seguendo la tendenza e teoricamente la tendenza, se è positiva e la forza c'è sul mercato, la mia posizione domani mattina dovrebbe essere maggiore. Quindi io dovrei avere un profitto teoricamente, e poi possiamo assistere anche a una candela come in questa fase ribassista, quindi in questa giornata avere un drawdown, ma statisticamente su una tendenza rialzista il numero delle candele al rialzo è sicuramente maggiore del numero delle candele al ribasso. Piramidando il trend ci permette di fare quello che noi abbiamo definito leva capitale e ci permette di avere un rapporto di redditività rispetto al rischio straordinariamente a favore della redditività. Ora, per gli amanti del money management, spero con tutto il cuore in questi tre webinar di avervi dato almeno la curiosità di avervi messo nelle condizioni di dire: sono curioso di questo money management e vi invito con tutto il cuore a leggere un libro che tutti i trader dovrebbero avere sulla propria scrivania. Il trattato di money management di Andrea Unger. Non ho bisogno di fare pubblicità ad Andrea Unger perché chi lo conosce e chi è del mestiere del trading sa benissimo che è pluricampione mondiale di trading. Andrea Unger nelle sue attività di trading e nel trattato di money management ha specificato l'importanza della piramidazione. E voglio ancora darvi una informazione
per farvi riflettere sull'importanza del money management nel trading. E vi chiarisco subito che il money management è tanto quanto importante quando la strategia che uno segue è importante e funzionale. Ora, tutti voi conoscete, e penso non ci sia nessuno che del mestiere non sa chi è Larry Williams. Williams è uno dei trader più capaci al mondo. E con questa mattina con Valerio ne stavamo proprio parlando, perché Larry Williams all'inizio della sua attività lavorava con la formula di Kelly. La formula di Kelly, per chi è completamente addicciuto al money management, è una formula che si applicava e si applica nel calcolo statistico delle probabilità. Un matematico amico di Larry Williams, di nome Ralph Wiltz, fece avvicinare Larry Williams a una gestione del money management che si chiama fixed ratio. Questo tipo di strategia è una strategia piramidale che ha l'obiettivo di speculare una tendenza quando la tendenza è attiva e di piramidare quella tendenza fino a quando c'è forza sul mercato, incrementando lotti ogni volta che c'è un incremento del capitale. Nella Trading University noi specifichiamo e svisceriamo gli argomenti di money management, delle strategie di money management, perché nel trattato di Andrea Unger, per chi l'avesse letto, dei partecipanti, spiega molto bene la differenza tra di alcune strategie che restituiscono valori percentuali elevatissimi, valori percentuali di redditività sul rischio elevatissimi. Larry Williams ha vinto un campionato di trading addirittura facendo una percentuale stratosferica, applicando semplicemente una formula che si chiama fixed ratio, applicando un criterio di money management su una strategia di trading. Ora, io sicuramente non sono Larry Williams e non ho la presunzione neanche di accostarmi ad Andrea Unger, sono un granellino di sabbia nel deserto, però una cosa l'ho capita e ho dedicato gli ultimi 4 anni della mia vita a fare ricerca statistica sul money management, perché ho capito che qualsiasi sia la strategia di trading che un trader applica, quella strategia è fallimentare se alla base non c'è una strategia di money management che sussiste, che integra quel tipo di strategia tecnica. Ora, la mia strategia tecnica prevede l'utilizzo del DMI e del CCI e dell'ATR come indicatore di volatilità per sapere se il trading è positivo o negativo, quindi se ho una direzione long, una direzione short e se c'è forza in quella direzione. Qualora io riscontrassi forza e misurazione di trend in un determinato strumento, il mio trading inizia e inizia applicando quelle formule che il tanto amato da me Larry Williams e il tanto amato da me Andrea Unger ci hanno insegnato, o meglio, mi hanno insegnato e che noi cerchiamo di divulgare attraverso la Trading University e attraverso questi web. La formula di il Fixed Fractional Method, che ha l'obiettivo di frazionare le sezioni di investimento in base alla crescita o alla decrescita del capitale, quindi anche il capitale, anche il money management è dinamico in base all'equity, in base all'equità, e ha l'obiettivo sempre di speculare la tendenza quando la tendenza è attiva, c'è il Fixed Ratio che ha un criterio di delta, quindi ogni volta io raggiungo un delta che possono essere, faccio un esempio, il mio trading si predilige l'obiettivo di ogni volta che raggiungo 5.000 euro incremento di un contratto, perché il rapporto statistico tra il mio capitale e il mio livello di rischio l'ho stabilito a quel delta, quindi ogni volta che il mio conto, la mia equity si incrementa di 5.000 euro, io incrementerò un contratto, quindi piramiderò quel trend, ammesso che ci sia convergenza temporale in forza e convergenza temporale in misurazione. Continuerò a comprare o a vendere quel trend, continuerò a speculare su quella tendenza. Poi c'è l'ultimo modello del money management che si chiama, che è basato sulla volatilità, quindi è il volatility model, che si basa tutto su che cosa? Su quanto il mercato realmente si sta
discostando dalla volatilità, cioè se c'è un incremento di volatilità o un decremento di volatilità. Ora, queste cose possono sembrare sciocche o probabilmente possono sembrare no, questo a me non interessa, troppi termini difficili, troppi casini, troppi paroloni, no? Noi tendiamo a dare queste nomenclature forse per farci più forti di quelle che siamo. In verità, ragazzi, sono cose talmente basiche, talmente elementari, che quando una persona le capisce, dice: ma perché non ci ho pensato prima? Davvero, credetemi, quando si arriva, come sono arrivato io, dopo anni di investimenti, anni di studio, che mi restituiscono le statistiche, i nostri ragazzi del team sulle simulazioni di Monte Carlo, ma perché non ci ho pensato prima? Sono cose talmente tanto ovvie che purtroppo, noi tendiamo a non studiare, non approfondire, perché le consideriamo inutili, le consideriamo sì, ma tanto io la strategia super vincente, non ci farò mai niente. Io vi prego con tutto il cuore di andarvi a mettervi nelle condizioni di avere quel libro del Trattato di Money Management e di iniziare a studiare. Poi, se qualcuno di voi è interessato ad approfondirlo, saremo ben lieti di averlo nella Trading University. Avrete tutti gli strumenti per aggiornarvi in questo tipo di studio. Però io personalmente posso dire che una speculazione del genere sul dollaro portava una serie di profitti spaventosi. E vi invito a fare una riflessione. Molti colleghi, che più o meno stimo, mi hanno fatto una critica all'utilizzo della strategia della piramidazione. Premesso che io sono una persona che nella mia attività faccio ricerca, quindi per me la critica è fondamentale, sia essa positiva o sia essa negativa, perché comunque mi permette di sviscerare un argomento e per me è una risorsa. Se utilizzo il CCI o il DMI con stop loss e take profit quando si invertono le forze, perché uno potrebbe dirmi: sì, vabbè, ma allora se tu hai tutte queste informazioni, quando c'è questa, compra un lotto e mantieni quella posizione fino a quando c'è tendenza. È proprio questo sbagliato. Perché statisticamente, se io seguo alla lettera questo indicatore, come visiva, in maniera visiva mi dice, è la chiave del trading, perché quando è rosso sopra il blu scende, quando il blu è sopra il rosso sale, ho trovato il Santo Graal, vi posso garantire che non è così, perché se voi fate una simulazione su un expert advisor e vendete quando è rosso e sopra il blu e c'è la forza e staccate quando si inverte, andrete in perdita. Questa alla fine sarete in drawdown. Perché? Perché dimenticate che all'interno di questo movimento c'è stata un'escursione del prezzo. E se voi non massimizzate i profitti quando c'è tendenza, sarete sempre statisticamente perdenti. È come fare trading sulle medie mobili comprando quando la media corta incrocia la lunga e uscire in stop loss quando è il contrario vendendo. Sarete sempre, statisticamente, sarete sempre in drawdown, a meno che non riuscite a prendere un trend che dura 4 mesi e ve lo cavalcate tutto. Ma lì entra in gioco un aspetto che pochissimi trader fanno, l'aspetto psicologico. Quello di vedere overnight un profitto, perché tutti tendono a monetizzare. Quindi l'applicazione della nostra strategia sulla piramidazione applicata al CCI e al DMI e tutte le tecniche di money management che ho avuto la fortuna di vedere dal vivo e di studiare poi in separata sede ci permettono di spostare a nostro favore quello che è il rapporto di redditività sul rischio. Ora io non sono, l'ho detto all'inizio, uno che si tiene per sé i propri segreti, anche perché, ripeto, il Trading University, il nostro obiettivo è quello di divulgare le informazioni. Io avvio una piramidazione longa quando il CCI è maggiore della tolleranza in time frattale, la variabile positiva è maggiore della variabile negativa nel time frattale e la DX nel time principale, quindi nel time D1, è superiore alla propria tolleranza. Faccio l'esatto contrario, avendo sempre però la variabile della forza maggiore della tolleranza nel time principale per avviare un sistema di piramidazione short. La strategia di money management è quella proprio di accumulare scala temporale, frazioni di volume sino al mantenimento della forza e nella tendenza nel time principale, coprendomi o no, perché io posso anche utilizzare l'hedging o decidere di non utilizzarlo in base al mio criterio di rischio nelle divergenze temporali.
La forza non è solo importante per capire se un trend mi permette di speculare una determinata tendenza più o meno. La forza è anche importante per capire quando uscire dal trend, per chiudere le posizioni, per interrompere un progetto di piramidazione. Che significa? Nel momento in cui io sto speculando questo trend al rialzo e la forza scema, lasciatemi passare questo termine, cioè praticamente c'è una decompressione della forza. Questo indicatore mi invita a monetizzare. Se è vero che il trend è forte nel momento in cui l'indice di forza mi supera la sua tolleranza, è vero che l'indicatore mi restituisce il segnale che quando c'è lo scavallo dall'alto verso il basso, su un determinato indice che noi abbiamo visto che statisticamente è 50 come livello di tolleranza, ma anch'esso deve essere indicizzato alla volatilità. Io devo uscire dal mercato. Perché devo uscire dal mercato? Perché in quel momento il mercato ha esaurito la forza. Quindi posso assistere a vedere che la variabile positiva è ancora maggiore della variabile negativa, ma il mercato va in congestione laterale. Questo è una flag di lateralizzazione che per me rappresenta soltanto stress e costi inutili. Non c'è forza e la forza sta scemando. Non c'è nulla. Nei time in basso molto probabilmente ci sarà divergenza temporale. Alcuni mercati saranno buy, alcuni mercati saranno sell. Cioè ci sarà una confusione d'acqua. Perché? Perché il mercato sul trend primario sta esaurendo la forza. Quando ripartirà un movimento primario? Quando io riprenderò in considerazione questo mercato per avviare un nuovo progetto di piramidazione? Quando la forza avrà esaurito il suo movimento discendente, ricaricherà e mi riscavalerà di nuovo l'indice 20. Allora il mercato è su una nuova fase di movimento primario. E noi abbiamo visto che statisticamente il mercato, l'indice di forza della DX, fa questa fase quando si è in presenza di onde primarie nella teoria di Elliott. Quindi, molto probabilmente, se consideriamo questo movimento, l'onda primaria, la prima onda del movimento di Elliott, questa ci troviamo all'interno di una seconda onda di storno. Adesso, molto probabilmente, ci sarà una fase short sul dollaro. Dopodiché, ci sarà un nuovo movimento che, se viene confermata la teoria, se questo movimento è la prima onda, riassisteremo a un nuovo movimento rialzista. Se sarà la terza onda o un movimento ribassista qualora venisse violata questa figura che è una figura M, quindi venisse violata la teoria di Elliott e venisse considerata attendibile una figura tecnica di inversione che è una figura M. Ma queste considerazioni io le faccio osservando che cosa? L'indice di forza. In questo momento io devo attendere specifico e argomento, devo attendere un nuovo trend primario quando la forza, l'indice di forza scarica, scende sotto il 20 e poi ricarica. In quel momento io saprò che si sta verificando un nuovo trend primario sul mercato, mi basterà semplicemente leggere le informazioni di convergenza delle forze e delle oscillazioni nei vari time temporali e speculerò quel trend scegliendo quale strategia di money management utilizzare. Valerio, per favore, vorrei un attimo fermarmi per le domande. Assolutamente. Allora, se puoi tornare indietro un attimo alla definizione di convergenza e divergenza, Alessandro diceva: non ho capito bene cosa significa convergenza e divergenza. Posso avere un chiarimento? Certo. Allora, Alessandro, se noi mettiamo che io e te stiamo facendo statistica e vogliamo trovare i migliori livelli di convergenza, i migliori livelli di tolleranza, perdonami, del CCI. Allora, andiamo sull'ottimizzatore dell'expert advisor della MetaTrader e diciamo all'ottimizzatore: ascolta,
Lambert mi dice che i valori del CCI sono più 100 e meno 100. Io voglio sapere, partendo da 10 e arrivando a 100, qual è il miglior livello di tolleranza che mi restituisce un valore statistico superiore all'85% come informazione. Ovvero, qual è il livello che all'85% dei casi mi fa partire un movimento? Attraverso questa statistica che abbiamo fatto, che ci siamo divertiti a vedere questa informazione, riscontriamo che il livello è 30, più 30 nel caso positivo e meno 30 nel caso negativo. Che significa avere divergenza temporale? Significa avere in alcuni time il segno positivo davanti alla misurazione dell'oscillazione. E in altri time il segno negativo alla misurazione dell'oscillazione. Qui c'è una chiara divergenza, perché divergenza che cosa significa? Divergenza significa quando due, si verifica quando due informazioni restituiscono due informazioni opposte. Che significa? Due informazioni, quindi io voglio sapere che misurazione ho nel time a 30 minuti e nel time giornaliero, voglio sapere che misurazioni ho. La prima informazione è positiva, vedi? La seconda informazione è negativa, ho una divergenza temporale. Che significa avere convergenza temporale ma sotto tolleranza? Nel caso buy, se la mia tolleranza è più 30, perché io ho stabilito attraverso quel criterio statistico che è 30 il valore migliore per la tolleranza, se ho da una parte convergenza, perché ho il segno più nel time M30 e il segno più nel time giornaliero, quindi c'è convergenza temporale, ma sono sotto la tolleranza perché vedi che ho un valore 17, 17 è inferiore a 30 in una sequenza positiva, quindi che devo vedere se il valore cresce o è inferiore, più 17 è inferiore a più 30. Quindi c'è convergenza temporale, ma è sotto tolleranza. Quando si verifica la convergenza positiva sopra la tolleranza, cioè c'è sia convergenza che tutti rispettano la tolleranza. Quando io ho convergenza nel valore, quindi ho più davanti all'oscillazione e più davanti all'oscillazione sia nel time giornaliero che nel time a 30 minuti, ma ho anche il valore numerico dell'oscillazione in entrambi i casi sopra la mia tolleranza, 113, 45, entrambe sono sopra la tolleranza del più 30, allora posso dire che c'è convergenza positiva perché sono tutti e due positivi e si è in entrambi i time sopra la tolleranza perché entrambi sono maggiori di 30. Nel caso short dobbiamo ragionare in maniera simile ma con alcuni dettagli. Il nostro valore di tolleranza è meno 30. C'è divergenza quando ho meno da una parte e più dall'altra, quindi meno nel time a 30 minuti e più nel time giornaliero, c'è divergenza temporale, quindi è inutile che non c'è una chiarezza del mercato. C'è una convergenza temporale, ma sotto la tolleranza, scusate, qui c'è, sono andato fuori tema, lo devo prendere dopo qui. Volevo dirvi un concetto, ma ve lo specifico più avanti. Convergenza temporale ma sotto la tolleranza perché meno 17 è inferiore di meno 30. Quindi io ancora non sono sotto la tolleranza. Allora ho convergenza ma non ho ancora la conferma che sono sotto la tolleranza. Quando ce l'ho conferma? Quando sono in convergenza negativa, meno 113, meno 45. Allora posso dire che sono anche sotto tolleranza perché meno 45 è maggiore di meno 30. Che significa? Se, questo è come se tu avessi 30.000 euro di debiti e ce n'hai qui 45.000 euro di debiti, quindi ho più debiti teoricamente. Quando leggiamo il valore negativo, per vedere se siamo sotto, bisogna che quel valore sia maggiore della tolleranza. Quando ovviamente andiamo a vedere quello positivo, deve essere maggiore della tolleranza, cioè in entrambi i casi devono essere maggiori. La differenza è che c'è il segno più o meno perché siamo o al rialzo o al ribasso. Quindi divergenza temporale significa che io ho un valore positivo e un valore negativo in due time di studio diversi. Esempio,
Convergenza temporale, ma sotto la tolleranza significa che io ho il valore positivo o negativo in entrambi i time, però sono sotto la soglia della tolleranza, quindi ancora non posso avviare il progetto di piramidazione. Avere convergenza temporale e avere gli oscillatori sopra la tolleranza per il buy e sotto la tolleranza per lo short significa avere in entrambi i casi i segni più e più o meno e avere in entrambi i casi il rispetto di essere maggiore di quella tolleranza. Ecco, Spero di essere stato. l'hai appena detto, Alessandro, chiedeva quindi se puoi ritornare alla slide, di un secondo fa. Esatto, quindi diceva nel caso in cui la convergenza sia sotto la tolleranza e negativa, puoi andare short e nel caso contrario puoi andare long. Quindi se siamo su Bravissimo. convergenza positiva sopra la tolleranza, discorso è long, giusto? Eccolo qua, ragazzi. Guardate, questa è la rappresentazione grafica. Questo è il più 30. Quindi significa che se in entrambi i movimenti ho l'oscillatore sopra la sua tolleranza, posso andare long. Posso avviare un progetto di piramidazione long, fermo restando che ho le convergenze temporali e la forza nel trend primario. Caso contrario, vedete? Questa è la tolleranza, questa è meno 30. Io posso andare short, posso avviare lo short quando sono a meno 45, meno 31, ma non sicuramente qui che magari sono a meno 17. Penso sia chiaro. E nel frattempo, Andrea chiedeva, riferito, a livello di frattale temporale del nostro webinar, eravamo sulla DMI, quando parlavi di 20 come livello di tolleranza, su quali prodotti, applichi questo livello, il livello 20, quindi Forex, indici, metalli preziosi? Allora Andrea, di default Wilder indica come valore di forza il 20 in tutti gli strumenti. Io personalmente non utilizzo sempre il 20, come ho detto prima, il valore della forza lo indicizzo alla volatilità degli strumenti, perché il Forex ha una volatilità. Anche nel Forex, faccio un esempio, l'euro-dollaro ha una volatilità completamente diversa dalla sterlina neozelandese, quindi sterlina-dollaro neozelandese. Quindi io non posso utilizzare il 20 per l'euro-dollaro e il 20 per pound NZD, perché hanno due volatilità completamente diverse, perché o entro troppo in ritardo o entro troppo in anticipo, quindi potrei rischiare di ritrovarmi in un falso segnale. Quindi il valore di tolleranza, così come per il CCI e così come per l'indicatore di forza nel DMA, deve comunque essere contestualizzato all'interno della volatilità. Questo per essere più precisi. Altrimenti di default Lambert lo utilizza a 20 lo propone a 20 su tutti gli strumenti. Ok, e allora Massimiliano chiedeva: ma se si inizia a piramidare un trend, bisogna incrementare a ogni candela? Bisogna incrementare ad ogni candela se la tua strategia di money management prevede la leva temporale. Come ho detto prima, il buon Unger ci propone diverse strategie di money management, il fixed ratio, il fragmental method, il percentile volatility e propone anche la leva temporale. Quindi tu puoi piramidare. Se stai piramidando un time giornaliero una volta al giorno, quindi una volta ogni candela, se stai piramidando un trend orario una volta ogni ora, quindi una volta ogni candela oraria, se tu hai scelto a monte nella tua strategia di money management, settando tutti i criteri di rischio e tutti i criteri di carico, la strategia della leva temporale. Se tu scegli, faccio un esempio, il fixed ratio come strategia di money management, non piramiderai ogni ora o non piramiderai ogni giorno, piramiderai soltanto quando la tua equity avrà raggiunto il valore del quota. Che significa? Se scegli il fixed ratio, poi ovviamente ragazzi queste strategie noi le insegniamo in Trading University, chi ha volontà e voglia
Valerio, perdonami, faccio soltanto una piccola digressione commerciale. Sul nostro sito abbiamo messo in offerta con Emanuele proprio un percorso completo che vede a un prezzo abbastanza modico. Vi invito a vedere il sito, non voglio parlare di denaro in un webinar che il buon Valerio mi ha permesso di fare, cioè, quindi non voglio essere completamente venale. Chi ha voglia lo va a vedere sul nostro sito internet, dove noi spieghiamo attraverso materiali digitali, quindi attraverso dei video molto più approfonditi ovviamente del webinar di un'ora, un'ora e mezza, tutte le strategie di money management. Ci sono gli expert advisor che permettono anche di utilizzare gli strumenti per sia fare statistica o proprio per essere utilizzati a livello proprio di trading operativo, quindi c'è la licenza per poter utilizzare quel tipo di strumento. Rientrando da questa digressione, che significa fare trading con la strategia della leva temporale? Fare strategia con la leva temporale, Andrea, significa che se io sto seguendo questa tendenza e darmi per buono che su tutti i time temporali ci sia convergenza di misurazione e quindi ci sia convergenza nelle tolleranze, nella candela D1. Questa è una candela del D1. Io quando entrerò in piramidazione, quando su tutti i time mi si configura l'opportunità long. Io sono già long nel giornaliero, quindi quando vedrai nel prossimo webinar il mio pannello che mi permette di controllare i vari mercati, che ovviamente verrà distribuito nel pacchetto commerciale dell'offerta che abbiamo fatto per i clienti riservati a questo percorso di formazione. Che cosa vedo io? Vedo ovviamente acceso nel time D1 il colore blu. Perché? Perché l'indice di forza è ascendente, superiore alla tolleranza, la variabile positiva è maggiore della variabile negativa e il CCI è maggiore della tolleranza 30. Quindi che significa? Che io ho il D1 acceso blu. Ma quando entro io sul mercato? Entro quando anche l'H4, l'H1, l'M3 e l'M15 sì, convergono al blu. In quel momento io entro. Adesso possono essere le 9 la mattina, le 10 la mattina, le 4 del pomeriggio, io non lo so. Quando c'è quell'opportunità entro sul mercato. E qui io sto lavorando con la leva temporale, perché che cosa prevedo? Di entrare sul mercato. Cioè io oggi prevedo di entrare sul mercato. In questa candela molto probabilmente non entro, perché anche se il D1 mi dice che sono al rialzo, molto probabilmente, visto e considerato che ha chiuso con il colore rosso, e questo è anche un Ekenashi sul grafico, ha chiuso con il colore rosso, molto probabilmente che accadrà? Accadrà che sui time non ho mai avuto convergenza durante la giornata, quindi io in questa giornata non sono proprio entrato sul mercato. Sarò entrato in queste altre giornate, ma in questa giornata no. Questo significa fare piramidazione con la leva temporale, in base ai criteri di rischio che ho utilizzato nel mio piano all'inizio del trading. Fare invece piramidazione con il fixed ratio, con la strategia di money manager fixed ratio, che significa? Mettiamo che io ho un capitale di 5.000 euro, d'accordo? E decido di incrementare X contratti in base all'algoritmo della formula di questo metodo e in base a ogni 1.000 dollari incrementare di X contratti. Che significa? Che io entro in questo punto, perché c'è convergenza e tutto quello che vuoi, cioè rispetto ai criteri tecnici. Quando mi trovo su questi livelli, io avrei incrementato di 1.000 euro la mia equity. Solo qui io entrerò di un altro X contratti quando c'è convergenza, perché sto seguendo la strategia di money management del fixed ratio. Se seguo invece la strategia di money management sulla volatilità, quando entrerò con un nuovo contratto con X contratti? Quando il mio valore dell'ATR aumenterà e le convergenze rimarranno stabili. Quindi la piramidazione prevede, cioè la strategia tecnica prevede l'utilizzo del CCI e DMA, perché mi danno che cosa? L'informazione sul trend, sulla forza e sulla direzione. Poi molto dipende dalla strategia di money management che io scelgo nel capire quando e come piramidare. Cioè, per essere, diciamo così, per chiudere il cerchio, la strategia tecnica, utilizzando gli oscillatori di indicatori, mi dice quando entrare. Il money management mi dice come utilizzare le mie, risorse finanziarie.
all'interno di questa attività di piramidazione. Vincenzo, puoi tornare? Sento dei colpi strani. Vincenzo, ci sei? Io ci Ok, sono. se sentivo rumori strani. No, non sono io, non sono io. Probabilmente c'è qualcosa di fondo. Allora, intanto puoi tornare, non capisco, puoi tornare sulla slide, chiedeva Antonino, della convergenza temporale del CCI. C'era un'interferenza. Mi senti, Vincenzo? Io ti sento benissimo, Ok, dimmi se è ok. questa la... Chiediamo un ok. E Michele, non so, c'è stata un'interferenza che sono riuscito a eliminare, ma non so cosa fosse quel rumore. Comunque, sì, Antonino dice quella. Se hai domande, Antonino, sulla slide. Altrimenti, io non ho altre domande da leggerti, quindi puoi proseguire. Allora, in verità siamo andati abbastanza spediti, sono felice di aver raggiunto e rispettato per la prima volta il time orario, rimanendo nelle strategie di leva temporale. E niente, nelle conclusioni, la strategia della piramidazione, ideata, perché la piramidazione è una strategia che ho ideato io come termine piramidazione, in verità... Non è una mia invenzione, cioè io ho semplicemente fatto in modo che strategie di personaggi illustri, ma veramente illustri, che non hanno sicuramente bisogno di presentazioni e di pubblicità come Andrea Unger, Ralph Fiennes, Larry Williams, hanno realizzato, però che pochissimi trader utilizzano. Pochissimi trader utilizzano strategie di money management rafforzassero quello che è una strategia tecnica. Moltissimi trader si spaccano la testa dietro l'indicatore perfetto e sottovalutano completamente le potenzialità del money management. Lavorare con le piramidazioni in base a che tipo anche di strategia, che possono essere, come ho detto prima, diverse strategie sulla volatilità, sul fatto di lavorare con scala temporale, sul fatto di lavorare con la frazione sulle equity. Money management presenta diverse strategie, ma sono certo che su 10 trader, anche professionisti, probabilmente due conosceranno tutte le strategie di money management. Tutti gli altri conoscono il famoso rapporto 3 a 1. Quello non è money management, quello rientra nei parametri di risk management, cioè dare un valore, un rapporto da risk reward, ma non ha nulla a che vedere con le strategie di money management. Quindi il nostro obiettivo come trader è quello di speculare su una tendenza attiva quando c'è forza e quando c'è convergenza, utilizzando quelle strategie di money management che più riteniamo valide e vincenti. Ripeto, anche le strategie di money management hanno, non sono statiche, perché in alcuni contesti è meglio utilizzare il modello che si basa sulla volatilità, in altri contesti è meglio utilizzare il modello che si basa sul tempo. In altri contesti è meglio utilizzare il modello che si basa sull'equity, e in altri contesti è meglio utilizzare il modello che si basa sul delta. Anche lì va contestualizzato in base al momento storico che stiamo vivendo. I test che chi ha la fortuna di aver letto e di possedere sulla propria scrivania il trattato di Money Management di Andrea Unger, ci sono tantissimi grafici che dimostrano che alcune volte è meglio utilizzare una strategia di money management, altre volte è meglio utilizzarne un'altra con la stessa strategia. Chi ha letto quel libro, Andrea Unger ha fatto i suoi test con una strategia tecnica che si basa sui crossover delle medie mobili, quindi non ha inventato niente a livello tecnico. Però vi sfido a leggerlo, vedrete delle performance che voi considerate fantascienza, eppure non è fantascienza perché è una scienza che si chiama money management. L'obiettivo della Trading University, dopo che questi illustri personaggi hanno illuminato il mio percorso e la mia vita in questo settore, è quello di diffonderla in maniera
esaustiva e permettere a tutti di scoprire quelle strategie che poco oggi vengono utilizzate e chi le utilizza con grandi soddisfazioni, sicuramente con grande anche rispetto, soprattutto anche con grande rispetto per chi le ha insegnate. Io ho avuto la fortuna di averle apprese attraverso il mio percorso di vita e ho l'onore e il piacere di condividerle e divulgarle con chi vorrà conoscerle. Io personalmente ringrazio Domino, ringrazio Valerio, ringrazio tutti voi per l'attenzione e a questo punto non ci rimane che attendere la tanto attesa data del 24, vero Valerio, se me lo confermi, Il 27. per il 27 per organizzare la giornata live e con voi cercare di mettere in pratica tutte le teorie che abbiamo visto e esposto in questi tre appuntamenti formativi, con la speranza, visto che purtroppo è un intraday, io sono un trader di posizionamento, quindi cercherò di dare il massimo per riuscire a chiudere le piramidazioni in giornata e speriamo che quel giorno ci siano bei trend da scalare, da cavalcare, se mi lasciate passare questi termini. E con questo augurio che la giornata del 27 sia una buona giornata di bella volatilità e di buoni trend, io vi ringrazio, vi saluto, vi abbraccio forte a tutti, anche se non ho la possibilità fisica di farlo, ma lo faccio con il cuore e come ormai sapete, la mia raccomandazione dovuta a tante perdite, a tanti stress, a tante nottate passate in bianco e a tante litigate che ho fatto con le persone che mi erano vicine e che ancora alcune mi sono vicine, personalmente vi invito a riflettere moltissimo sull'importanza dei dettagli nel prendere in maniera seria ogni sfaccettatura del trading e a rispettare ogni singolo centesimo del capitale che avete sul vostro conto. Il vostro conto di trading, sia esso milionario o di poche centinaia di euro, è la vostra azienda. Quindi il nostro obiettivo nella Trading University, e spero che in questi tre live, in questi tre webinar, spero di essere riuscito a sottolinearlo nella giusta dimensione, è quello di speculare quando c'è forza e convergenza nelle misurazioni, quindi c'è direzione e forza di trend, e coprirsi quando c'è incertezza e cercare di non fare un'attività frenetica con la voglia di fare tanto e subito, perché quello ci porta a utilizzare delle tecniche che comunque sono di money management, come la martingala, che è una tecnica del money management, ma che sicuramente maestri illustri del money management sconsigliano, perché una piccola digressione sulla martingala: chi fa martingala sa benissimo che il guadagno finale di una sequenza di martingala è l'esatto valore finanziario della prima operazione. Che significa? Se io faccio una serie di martingala a raddoppio, significa che io entro con un lotto e vado in stop, entro con due lotti e vado in stop, entro con quattro lotti e vado in stop, entro con otto lotti e vado in stop. Beh, ragazzi, qui abbiamo due cose, due informazioni. La prima informazione è che per fare questa strategia bisogna disporre di capitali limitati, perché prima o poi si va in margin call e quando si ha la fortuna che l'operazione va finalmente nella direzione che vogliamo, al netto di tutte le perdite, quello che si guadagna è quello che si guadagnava alla prima operazione. Cioè, fondamentalmente il valore di rischio e rendimento è 1 di rendimento e X di rischio in base a quante volte abbiamo usato la martingala. Quindi statisticamente è una strategia completamente fallimentare. Rientra nelle strategie di money management, ma sicuramente illustri maestri del money management, illustri ricercatori del money management la sconsigliano per queste semplici ragioni. La prima è che bisogna avere un capitale limitato, sicuramente il broker sarà felicissimo di incassare gli stop di una martingala, ma sicuramente non sarà felice dall'altra parte il broker serio, come Domino e manager seri come Valerio, perché sanno benissimo che un cliente che brucia il proprio capitale, a meno che non è un giocatore di azzardo,
e non è un trader compulsivo, non rientrerà più su quel mercato. Quindi il nostro obiettivo è quello di insegnargli delle tecniche di guadagno, delle tecniche di money management, dove sono previste anche delle perdite correnti, perché è normale, il trading è fatto di profitto e di perdite. Ma l'obiettivo che ci prefiggiamo raggiungere è quello di utilizzare delle tecniche che hanno l'obiettivo di spostare a nostro vantaggio l'asticella e portare un rapporto di rischio reward sicuramente a favore del reward, quindi sicuramente a favore del rendimento. Io, Valerio, ho concluso. Ci tengo davvero in maniera personale a ringraziarti dell'opportunità che mi hai dato di fare questi tre webinar teorici e con tutto il cuore mi auguro che il 27 sul mercato ci sia una buona giornata di volatilità e di predilezione, perché non vedo l'ora di mettere in pratica tutte e far vedere anche gli strumenti che abbiamo realizzato e che poi i nostri ragazzi della Trading University avranno a disposizione. Con il cuore, Valerio, ti ringrazio, ringrazio Domino, ringrazio tutti i partecipanti che hanno avuto pazienza e che mi hanno ascoltato e supportato in queste tre magnifiche e stupende lezioni di web. Vincenzo, sono io che ti ringrazio e finito questo ciclo, io spero veramente che potremo proseguire in questo progetto formativo che abbiamo avviato. Invito nuovamente anche da parte mia tutti quanti a partecipare, almeno in parte, ovviamente in una giornata lavorativa non è facile riuscire a partecipare a una giornata di trading, però sarà molto interessante dalle 9 della mattina alla chiusura dei mercati, quindi andremo avanti fino alle 17 e siete assolutamente benvenuti. Link per registrarsi lo trovate sul nostro sito, alla pagina dei webinar. Tutti i webinar passati, quindi anche quelli di Vincenzo, sono tutti sul nostro canale YouTube e nell'archivio webinar che trovate sul nostro sito. Detto questo, mi unisco alle raccomandazioni finali di Vincenzo e vi auguro una buona serata e un buon trading. Grazie ancora, Vincenzo, ciao. Grazie a voi, grazie a tutti, di cuore.